Siamo adesso in Kenya, attacco terroristico a Nairobi. Un comando di uomini armati ha fatto irruzione in un complesso alberghiero. Almeno 6 per ora le vittime, in azione anche un kamikaze. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo islamista Al-Shabaab. Gli assalitori sono ancora in azione. Anna Paola Ricci. Un'azione coordinata nel quartiere residenziale di Riverside a Nairobi. Prima l'esplosione in un complesso alberghiero e commerciale, il fumo, le fiamme, il panico. Poi i colpi dei fucili automatici. Un comando di uomini armati con giubbini antiproiettile irrompe nel Dusit Hotel usando un kamikaze che si fa esplodere nella hall. Quando sono arrivati hanno iniziato a sparare, racconta Robert, un dipendente dell'albergo. Io ero in bagno, ho aperto la porta, ho visto 3 persone, c'era molto fumo, ho visto che erano armati, mi sono chiuso in bagno e ho chiamato i soccorsi al telefono. Arriva la polizia, l'albergo viene setacciato piano per piano, ci sarebbero degli ostaggi. Una persona viene arrestata, ma degli altri assalitori nessuna traccia. In aiuto della polizia keniota sono arrivate forze speciali inglesi e americane. Nel pomeriggio la rivendicazione dei terroristi di Al-Shabaab, un gruppo islamista somalo che ha giurato fedeltà ad Al-Qaeda. Sempre gli Al-Shabaab nel 2013 attaccarono a Nairobi il centro commerciale di Westgate Mall, uccidendo 67 persone.